New York batte Chicago nella gara di centimetri verso il cielo. La Freedom Tower, la nuova torre costruita nel World Trade Center, è il nuovo grattacielo più alto degli Stati Uniti e dell'emisfero occidentale. L'edificio sconfugge così, anche se di pochi centimetri, la Willis Tower di Chicago. La decisione ufficiale è stata annunciata dalla commissione specializzata, formata da 30 architetti. È stata decisiva la cuspide, che si erge sulla cima del World Trade Center, considerata parte integrante della costruzione. L'altezza del nuovo grattacielo, costruito sulle ceneri delle torri gemelle crollate con l'attentato dell'11 settembre, è così di 1776 piedi, ossia 541 metri. Un numero importante per gli americani in quanto evoca l'anno della dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna, 1776 appunto. Resta comunque lontano il record del mondo detenuto da Dubai con il suo grattacielo di 830 metri di altezza. La nuova torre su disegno ottagonale è composta da 104 piani destinati a uffici, da una piattaforma turistica e in cima dalla cuspide di 124 metri, che fa anche da ripetitore per trasmissioni radio TV. La sera di venerdì la cuspide è stata illuminata di bianco, rosso e blu come i colori della bandiera americana, con un raggio di luce visibile per circa 80 chilometri.